culture di cardiomiociti per vedere appunto quali fattori di stress possono essere modulati farmacologicamente, si è prestato a modificare l'attività, della la sua attività, coinvolgendo coloro che in Ateneo si occupano soprattutto di green e sostenibilità. Penso che il Covid ci abbia insegnato quanto sia importante sostenere appunto il green, l'ecologia ambientale, anche perché ci siamo resi conto che durante il periodo di massima chiusura abbiamo visto rinascere le piante, abbiamo visto animali che prima non vedevamo sul territorio, soprattutto gli uccelli migratori, e quindi quanto è importante fare prevenzione ecologica per poter vivere meglio. Ringrazio chi si è dedicato più di noi rettori a questa attività e credo che sia un bel esempio, come ha detto Nicola, tra noi poveretti del sud, perché alla fine noi abbiamo meno risorse del nord, per fare vedere che facendo squadra si può ottenere veramente dei risultati e possiamo rilanciare i nostri territori. Un saluto a tutti i giovani che partecipano e naturalmente ai giovani chiediamo partecipate per poter poi mettere in pratica quello che potete notare in questa manifestazione, anche perché siamo tutti assetati di trovare nuovi giovani che lavorano nei nostri atenei. Cedo la parola, credo, a Marcello. Grazie Rettore De Sarro, grazie al Rettore Leone e la parola adesso al Professor Ignazio Marcello Mangini, Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata. Buongiorno a tutti, qui dall'Università della Basilicata. Siamo ovviamente estremamente soddisfatti di quello che è stato fatto sino ad oggi, alcune cose che ha detto il Leone. È motivo di grande soddisfazione aver visto il nostro progetto finanziato dalla Comunità Europea assieme ad altri cinque qui in Italia. E motivo di particolare soddisfazione è anche questa collaborazione che si rinnova con gli Atenei della Calabria. Speriamo che in futuro si riesca a fare qualcosa in più, a coinvolgere anche altri atenei per dare la misura di come la ricerca non si fa soltanto nei laboratori, nel proprio laboratorio, ma si fa assieme agli altri, guardando ad obiettivi grandi, a sfide complesse, e questa della transizione verde è una sfida particolarmente complessa. Certo, le tematiche sono affascinanti, no? Le nuove fonti energetiche, produzioni industriali agricole a impatto più basso, salvaguardia delle biodiversità, economia circolare, e tuttavia queste ricerche hanno ricadute forti sulla popolazione, non sempre economicamente e nell'immediato più vantaggiose, ma sicuramente più vantaggiose per quanto riguarda la sostenibilità della vita sul nostro pianeta. E il compito nostro è questo, lo scopo della notte dei ricercatori è questo, quello di portare la ricerca con le sue complessità tra la gente, perché la gente è importante, i giovani sono importanti, i giovani saranno i cittadini del futuro ed è importante trasmettergli il senso del nostro impegno, della complessità della questione, ma anche della necessità che ci sia un loro impegno. Questa è la sfida grande che vogliamo giocare. Ovviamente valorizzando tutto quello che di affascinante gira attorno al mondo della ricerca. E questi ricercatori sono stati e saranno bravissimi nei prossimi giorni a illustrare la loro vita, le loro ricerche, le ricadute per il pianeta. Noi speriamo che anche i giovani che ci vedranno sentiranno in gran parte attrazione per questo nostro mondo e vorranno impegnarsi per migliorare la nostra condizione. E devo dire, quest'anno, in questi giorni, tutti assieme abbiamo voluto fare uno sforzo, un passo avanti rispetto a quello che si è fatto l'anno scorso, che pure ci ha dato soddisfazione. Tornare fisicamente tra la gente, questo era un altro messaggio importante da lanciare.
la ricerca, così come l'università, si fa anche stando a contatto con le persone, anche guardandosi negli occhi, trasmettendo emozioni, oltre che conoscenze. Ce l'abbiamo messa davvero, davvero tutta, continueremo a farlo, sono certo che anche in futuro con i colleghi rettori, ma con tutti coloro che poi hanno dato concretezza a questo progetto, si possa proseguire in questa direzione. Abbiamo fatto un buon lavoro, speriamo che questo dia i suoi frutti. Grazie a tutti. Grazie Rettore. Invito adesso il Rettore dell'Università Mediterranea, professor Santo Marcello Zimbone, a intervenire. Prego. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. A tutti gli ospiti, un saluto speciale ai rettori De Sarro, Leone e Mancini. Innanzitutto complimenti per il video iniziale. Credo che l'allegoria che, come dire, promana dal viaggio in treno sia appropriata, perché è molto legata alla ricerca, al viaggio che fa normalmente la ricerca attraverso tanti finestrini. Si possono fare degli zoom su tanti aspetti più diversi fra loro e anche scegliere su cosa studiare in maniera più approfondita. Credo che il Covid più in generale abbia messo finalmente in luce paradossalmente l'importanza della ricerca, cioè in questi due anni che sono ormai quasi trascorsi è venuto fuori da una tragedia l'importanza del ruolo della ricerca e dell'innovazione. Da questo punto di vista credo che le università abbiano una grande responsabilità, perché sono chiamate a tirar fuori quello che si fa da sempre, ma a farlo in maniera un po' più efficace, evidente e trasparente. C'è un obiettivo che è fissato al 2050 che sembra lontano, io invece lo vedo molto vicino, considerato che si tratta di cambiare i comportamenti dell'umanità, e questo non è affatto facile, è un fatto molto complesso, e quindi noi come università siamo chiamati a tenere elevata l'attenzione, non solo a favorire il trasferimento e l'utilizzazione tempestiva dei risultati, ma anche a smuovere le coscienze, perché la gran parte delle soluzioni è già nota ma non utilizzata, e purtroppo giornalmente assistiamo a degli eventi che mettono in evidenza come sarebbe importante poter valorizzare al meglio quello che noi facciamo. Lo stesso Ministero dell'Università ha promosso delle misure che favoriranno un impegno nel settore della transizione ecologica, e quindi noi siamo impegnati a tutto tondo. Questa iniziativa che ormai va avanti da tanti anni e che è stata allargata alla Basilicata, credo che sia una delle migliori che c'è in Italia, perché riesce a mettere in evidenza la nostra forza. Qualcuno ha parlato di povertà, in realtà siamo molto ricchi, perché mantenere l'unione, la solidarietà è una ricchezza che da altre parti può essere anche scarsa, e di questo ne dobbiamo far virtù. Un messaggio ai giovani che avranno la possibilità di assistere a questa carrellata è un messaggio fondamentalmente di fiducia, che mette in evidenza che il lavoro non si è fermato in questi due anni e non si fermerà, che noi siamo impegnati in prima linea anche per favorire la creazione di iniziative importanti nel Mezzogiorno d'Italia. C'è un'opportunità che è offerta dal PNRR, stiamo provando a sfruttarla al meglio, e i principali beneficiari sono i giovani, oltre che i cittadini, no? Se la ricerca va avanti e produce i suoi risultati, la comunità che sta intorno cresce, e credo che il Mezzogiorno abbia i maggiori margini di crescita e può perseguirli avvalendosi al meglio del contributo che il presidio universitario assicura, presidio
che è stato segnalato in questi due anni è importantissimo, molto più che al centro e al nord Italia, perché mantiene una presenza culturale che altrimenti sarebbe destinata a dissolversi nel nulla. Quindi io ringrazio l'impegno, la lungimiranza che hanno condotto ancora una volta a questa proposta che è stata riconosciuta meritevole dalla comunità europea, un augurio che possa riscuotere il successo e forse ancora di più rispetto all'anno scorso, e dia l'impressione genuina che le università del sud, in particolare in questo caso di Calabria e Basilicata, sono molto attente e non vogliono far sfuggirsi alcuna opportunità. Tanti auguri e grazie. Grazie Rettore Zimbone. La parola adesso alla dottoressa Livietta Giorno, coordinatrice di Super Science Me per il CNR. Grazie, grazie e buongiorno a tutti, alle autorità, agli spettatori, ai giovani. È veramente con grande piacere e orgoglio che ho il privilegio di portare il saluto a tutti voi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che, lo dico per i più giovani, è il più grande ente di ricerca nazionale. E partecipa alla notte dei ricercatori attraverso diversissime azioni. In questo evento, Super Science Me, il CNR partecipa con 12 strutture distribuite sul territorio della regione Calabria e della regione Basilicata. E colgo l'occasione veramente per ringraziare i colleghi e le colleghe che hanno lavorato veramente tantissimo per rendere questa ulteriore occasione un evento straordinario. Il CNR, come sappiamo, è un ente che ha oltre 100 strutture a livello nazionale e 10 di queste sono localizzate nella regione Calabria. In questo evento, come dicevo, sono 12 strutture del CNR che partecipano all'evento, tra quelle localizzate in Calabria e in Basilicata. Per lo più queste strutture sono localizzate all'interno dei campus universitari, per cui la simbiosi, la sinergia con le infrastrutture, ma ancora di più con le risorse umane, che poi sono gli studenti, da cui noi attingiamo tantissimo per reclutare e formare nuovi ricercatori che poi, diciamo, si dovranno occupare di queste sfide per il futuro. Abbiamo un livello di internazionalizzazione elevatissimo, per cui i nuovi giovani, i nuovi ricercatori hanno l'opportunità di crescere in un ambito globale e si occupano insieme a colleghi provenienti da diverse parti del mondo di queste problematiche che sono comuni e che hanno un respiro globale, di cui con Super Science Me e in occasione di questa notte della ricerca ci occupiamo, focalizzandoci su quello, come è stato già detto, che è il Green Deal, questo patto verde, che ci deve portare a trasformare il mondo, a trasformare la società, a vivere in un modo più sostenibile. È chiaro che noi siamo oggi in una fase di trasformazione, di transizione da un mondo all'altro, oserei dire, dove molti di noi, come me, che non sono nati certamente nell'era digitale, abbiamo qualche serie di difficoltà a prevedere veramente come potrà essere, come potrà cambiare, mentre invece i giovani che oggi nascono in questa fase, pur così cangiante, pur così rapidamente evolvendo, si abituano maggiormente a familiarizzare con le idee, con le situazioni che bisognerà affrontare. Certamente bisognerà cambiare attraverso la conoscenza, attraverso le tecnologie, attraverso la scienza, ma principalmente quello che incominciamo a capire, come è stato anche accennato, è che deve cambiare il modo di vivere, il modo di pensare, il modo di agire, deve cambiare il costume, delle attitudini che abbiamo per poter rispondere meglio a quelle che sono le esigenze della sostenibilità, che in qualche modo, per essere sostenibili, dobbiamo cercare di vivere al meglio e applicando tutti i nostri diritti, senza però per questo, diciamo, distruggere il pianeta. E questa è una sfida veramente molto molto importante, di cui
per poter, diciamo, raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo è necessario avere energie nuove, mentalità nuove, sangue fresco. In questo evento, ovviamente, nell'occasione della notte dei ricercatori, l'obiettivo è quello di condividere e di illustrare ai nostri cittadini, ai nostri giovani, le nostre attività, i nostri risultati, ma io direi che oltre questo è ancora di più l'occasione per un po' accendere il fuoco della curiosità, della conoscenza, e questo fuoco, poi questa luce deve un po' divampare sempre di più, allargarsi ed entrare nelle case, nella vita di ognuno di noi, cercando di portare e rendere realizzabile e pratico un nuovo modo di vivere che ci consentirà di essere più green. Quindi con questo auspicio voglio fare gli auguri a tutti quanti di un ottimo lavoro, spero che le persone che verranno a visitare virtualmente e appena possibile sempre di più in presenza i nostri luoghi, ma più che altro per scambiare idee, appunto, e per reciprocamente stimolarci a vivere in un modo migliore. Grazie ancora e auguri di buon lavoro. Grazie dottoressa Giorno, la parola alla professoressa Sandra Savaglio, assessora all'Università Ricerca Scientifica e Istruzione della Regione Calabria. Grazie Andrea, mi sentite credo, sì. Grazie per l'invito, è un piacere essere qui. Io, diciamo, il nostro contributo come assessore istruzione Università Ricerca quest'anno sarà abbastanza interessante, ci stiamo impegnando parecchio, speriamo di avere successo. Inizieremo con un pre-evento il 22 settembre mattina con Stefano Mancuso, che è un botanico, accademico e saggista italiano abbastanza conosciuto perché è ospite fisso, insomma, abbastanza presente alla trasmissione TV Kilimangiaro. Lui è originario di Catanzaro, stavamo programmando ad averlo qui in presenza, ma poi non è stato possibile. Comunque farà un collegamento online con una lezione dedicato, insomma, lui è molto impegnato in questioni ambientali. Immagino che presenterà il suo progetto di la proposta di piantare milioni di alberi, non ricordo in quanto tempo, insomma, questo è un messaggio molto importante per gli studenti che saranno presenti, che alla fine della sua lezione faranno delle domande a Stefano Mancuso. Quindi questa è una cosa abbastanza interessante. Poi siamo contentissimi di avere come ospite Jane Goodall, che è una etologa e antropologa inglese nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé, a cui si dedica praticamente da 60 anni, con un lavoro che conduce in un parco nazionale in Tanzania. È la fondatrice dell'Istituto Jane Goodall per la ricerca, educazione e per la conservazione. La sua fondazione ci manderà un video di mezz'ora e poi avremo il piacere di intervistarla insomma, dal vivo. Sarà bellissima, una donna molto impegnata, ha più di 80 anni ma è ancora molto attiva, soprattutto con i giovani, è veramente molto brava, quindi siamo veramente contenti di questa cosa. Poi speriamo, ci stiamo lavorando, sarà una fortuna se questo si concretizzerà. Avremo come ospite Kerry Kennedy, che è un'avvocata, scrittrice, attivista statunitense da più di 40 anni, si occupa di diritti umani ed è la fondatrice, la presidente della Robert F. Kennedy Human Rights, che è una fondazione che porta il nome di suo padre, Bob Kennedy, che è stato candidato per la presidenza degli Stati Uniti e ucciso, assassinato nel 1968. Kerry Kennedy ha lavorato tantissimo in paesi in via di sviluppo, diciamo, per i diritti umani, come Salvador, come Kenya, Nord Irlanda del Nord, Sud Corea del Sud, Cina, Indonesia, Vietnam, India, Sudan, Pakistan, eccetera. Ed è la chair di Amnesty International. Quindi saremo contentissimi di intervistare anche lei da vivo, sarà bellissimo.
speriamo che questa cosa si concretizzerà, perché non abbiamo ancora la conferma. Lei è in sabbatico in questo momento, la sua manager mi ha detto che dovrebbe essere possibile comunque fare questo intervento. Sarà sicuramente emozionante. Io consiglio a tutti gli studenti che saranno in collegamento di leggere la sua storia, il suo padre, che è stata fantastica. Bob Kennedy era il fratello di John Kennedy. Nella coppia era Bob, il pacifista, mentre John, che adesso fa, insomma, lo conosciamo tutti come questo grande presidente degli Stati Uniti, in realtà è iniziato come guerrafondaio, ecco. Poi l'ultimo evento che stiamo organizzando sarà alle 23 della sera, cioè alle 11 di sera. Avremo un collegamento di un'ora con l'osservatorio astronomico che si trova a Savelli, vicino San Giovanni in Fiore. Faremo osservazioni del cielo. Per un'ora circa, cioè alla fine dell'evento degli eventi serali di Super Science Me. Quindi quello sarà, diciamo, un bel momento per rilassarsi, guardare il cielo, fare così delle valutazioni di natura mistica sull'ambiente, sulla terra, su quello che sulla bellezza dell'universo e sulla nostra responsabilità per la conservazione, per un mondo migliore e più pulito. Quindi questo sarà l'ultimo evento. La cosa bella di quest'anno è che avremo la possibilità di coinvolgere tutte le scuole. L'anno scorso, diciamo, l'organizzazione dell'evento non ci è sfuggita di mano, non è stato sotto il nostro controllo. Quest'anno faremo sicuramente meglio, coinvolgeremo tutte le scuole della Calabria. Stiamo parlando, diciamo, di lanciare un messaggio a possibilmente circa 270.000 studenti. Speriamo che, insomma, riusciremo a coinvolgere tantissime persone. Da questo punto di vista, le aspettative sono molto grandi. E quindi, vabbè, insomma, grazie davvero. Comunque ci sarà adesso Loredana Giannicola che vi dirà meglio del coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale. Grazie mille. Grazie a lei, Assessora. E come ogni anno, Super Science Me, in collaborazione con altre istituzioni, ha potuto organizzare diverse iniziative, in primis quelle dirette alle scuole, che poi sono il fulcro della Notte della Ricerca. Saluto e ringrazio a tal proposito i referenti dell'USR della Regione Calabria e dell'USR della Regione Basilicata. In effetti, proprio come diceva l'assessore, abbiamo un collegamento anche la dottoressa Giannicola, alla quale fra poco darò la parola, così come alla dottoressa Vignola dell'USR Basilicata. Voglio salutare anche il colonnello Borrelli del Comando Carabinieri Forestale della Regione Calabria e il colonnello Angelo Saccomanno della Regione Basilicata, invece, perché con loro abbiamo organizzato una serie di attività che riguardano proprio la messa a dimora degli alberi, unitamente all'organizzazione internazionale Plant for the Planet. E poi farò intervenire anche l'ingegnere artista Luciano Maciozza Rolandina, che effettuerà un'installazione artistica ambientale durante la Notte della Ricerca, ma poi sarà lui a spiegarci tutto nel dettaglio. E ho il piacere adesso di invitare ad intervenire la dottoressa Loredana Giannicola della direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai partecipanti. Noi porto il saluto dell'USR Calabria, che mi onoro stamattina di rappresentare, ma anche per, come dire, manifestare il nostro entusiasmo per per il percorso avviato quest'anno. Il sistema scolastico calabrese ha sempre partecipato attraverso le sue scuole in tutte le varie iniziative della Notte dei Ricercatori, ma devo dire che questa assume un valore simbolico molto elevato, perché stiamo venendo fuori da un periodo di pandemia
che abbiamo visto, abbiamo accertato essere anche il prodotto, il risultato di una serie di comportamenti messi in campo da noi umani che ha messo in difficoltà tutto l'ecosistema, con coinvolgimento molto importante di tutte le dimensioni di vita sociale, economica e culturale. Quindi ha un valore molto molto importante. Devo dire che noi l'abbiamo accolto anche molto favorevolmente, perché se vogliamo davvero attuare un processo di cambiamento degli stili culturali, e qui ce n'è bisogno, perché noi dobbiamo affrontare, stiamo affrontando un'epoca in cui o cambiamo i paradigmi, i modelli di riferimento, soprattutto comportamentali, o diventa molto difficile riuscire ad attuare quel processo di trasformazione, che è soprattutto una trasformazione di tipo culturale, che invece è auspicabile e ci si aspetta. Dicevo che è importante questo coinvolgimento, ma apprezzato molto quest'anno, e devo dire che ce l'avamo un po' sentite in una sola incontro con l'assessore Savaglio, il fatto che i ragazzi non siano semplicemente fruitori, quindi gli ultimi destinatari di un percorso e di un processo già studiato altrove, ma vengano coinvolti come protagonisti. Perché dico questo? Non è una parola scontata. Perché i comportamenti nuovi, i modelli innovativi, devono partire da una costruzione di conoscenze, di competenze, quindi da una consapevolezza nuova che i ragazzi devono strutturare attraverso una full immersion nei processi. Questo noi quindi non potevamo che non poterlo accogliere. D'altra parte la scuola è da anni che sta lavorando sull'agenda, i 17 goals dell'agenda 2030, e in più a questo si aggiunge un altro elemento. Quest'anno il nostro ministro, nel suo atto di indirizzo, il ministro Patrizio Bianchi, nel suo atto di indirizzo da poco pubblicato, ha posto la sostenibilità come uno dei primi obiettivi prioritari di tutto il processo scolastico di questo anno. Quindi penso che ci sono tutti i motivi perché la scuola calabrese sia presente con il massimo numero possibile. Noi ce la stiamo mettendo tutta per sensibilizzare tutte le scuole. Credo che l'abbiano accolto anche molto favorevolmente, perché per noi è un'occasione formidabile. Per due motivi. Uno, perché in fondo Notte di Ricercatori è anche una metafora, no? Per avvicinare i ragazzi a un processo di riflessione, di pensiero critico, ma anche alla cultura del dubbio attraverso la quale è possibile attuare davvero dei processi di cambiamento. E in secondo luogo, perché per avvicinarli, noi ormai è partito quest'anno, sono partite anche le cattedre STEM, ma non basta una cattedra STEM per modificare l'approccio e avvicinare i ragazzi, far fare loro amicizia e farli appassionare del mondo delle discipline scientifiche. Quindi noi abbiamo molto da investire in questa giornata, in queste giornate, e lo faremo con tutta la nostra forza e con tutta la nostra passione. Grazie, grazie infinite per averci coinvolto. Grazie a lei, dottoressa. Prego adesso intervenire la dottoressa Rossella Vignola dell'USR Basilicata. Verifichiamo. Sì, dottoressa, mi sente? Dottoressa Vignola, non la vedo, però vedo che non c'è l'audio attivo. Allora, casomai recuperiamo dopo il collegamento, probabilmente non mi sente in questo momento. Queste erano insomma le attività relative alla scuola, e poi accennavo prima alle attività di natura proprio ambientale. Vedo anche collegato il colonnello Vita del Comando Carabinieri Forestale della Regione Basilicata. Buongiorno colonnello. Allora, nel frattempo che recuperiamo il collegamento con la Vignola, passiamo alle attività che riguardano appunto l'ambiente. Noi, grazie al Comando Carabinieri Forestale della Calabria e al Comando Carabinieri Forestale della
Basilicata, abbiamo messo in campo una serie di iniziative di educazione ambientale che avevano coinvolto anche l'ospedale di Cosenza, perché noi metteremo a dimora un albero anche nel giardino dell'Annunziata di Cosenza, che dedicheremo proprio al reparto di pediatria, che ogni anno è destinatario di un'attività importante alla quale teniamo molto, che è Sperimenta in Corsia. Do la parola al colonnello Borrelli. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Buongiorno. Grazie dell'invito, che l'invito all'iniziativa e l'invito qui quest'oggi in questa conferenza stampa. Come lei diceva, noi partecipiamo all'atere, diciamo, rispetto all'azione storicamente gli Atenei, il CNR e altri attori hanno messo in campo per divulgare i principi legati alla ricerca scientifica, all'importanza che la ricerca scientifica ha riveste in una civiltà e una società come la nostra, così articolata e complessa. Noi come Carabinieri Forestali ovviamente svolgiamo un ruolo di controllo, un ruolo di prevenzione, un ruolo di repressione di quei reati che mettono a serio rischio l'ambiente e direi, come a noi piace sottolineare, l'agroambiente, cioè noi intendiamo l'ambiente a 360 gradi, un ambiente che parla anche di agroalimentare, un ambiente che parla di territorio, un ambiente che parla anche di popolazioni che vivono su quel territorio. A noi piace sottolineare tutto questo perché siamo collocati, ovviamente per le mie competenze territoriali in Calabria, siamo collocati su tutto il territorio, unitamente all'arma territoriale svolgiamo un compito, ritengo importante, che è appunto quello della prevenzione e della repressione degli illeciti. Cerchiamo di farlo con l'approccio che da sempre ci appartiene, che è quello di un approccio scientifico, un approccio tecnico, perché il contributo che noi diamo alle autorità locali, alle autorità di governo, quindi le prefetture, ovvero all'autorità giudiziaria, è un approccio possibile tecnico, quanto più possibile con solide basi scientifiche, perché queste sono materie complesse, materie articolate, dove anche l'autorità di governo, l'autorità giudiziaria devono muoversi con cognizione di causa e quindi noi siamo in qualche maniera i portatori, i latori di questa conoscenza. E da sempre noi collaboriamo col mondo delle università e della ricerca scientifica e devo dire che l'Arma dei Carabinieri negli ultimi 2-3 anni ha inteso intensificare notevolmente quelli che sono i rapporti di partenariato con tutto il mondo della ricerca, il mondo del volontariato, il mondo di chi in qualche maniera opera sul territorio e insieme all'Arma dei Carabinieri vuole contribuire a che questo territorio sia meglio conservato e meglio utilizzato. Si parla anche di sviluppo economico, le nuove linee guida vanno proprio in questa direzione, quindi ritengo che noi siamo tutti impegnati perché ciò si realizzi. Per quanto attiene al nostro piccolissimo, e concludo, piccolissimo contributo qui in Calabria, come già stato detto, noi contribuiremo, oltre con una ovviamente presenza alle iniziative, contribuiremo con la piantumazione, la messa a dimora di questo albero all'Annunziata per evidenziare il rapporto in quel caso specifico con il reparto di pediatria di quell'istituto. E c'è da dire che noi come Carabinieri Forestali proprio con quel reparto svolgiamo anche noi un'attività di prossimità, di vicinanza, ad esempio una per tutte, la cosiddetta Befana del Carabiniere Forestale, che ogni anno ci vede coinvolti proprio nel periodo natalizio, portare un momento di gioia, un momento di vicinanza alle famiglie,
dei bimbi ricoverati e agli stessi bambini, quindi ritengo che, come dire, abbiamo le medesime sensibilità su queste come su altre tematiche, e quindi noi saremo sempre accanto a chi in questa direzione, sperando di vederci presto. Insomma, auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Invito adesso il colonnello Angelo Vita, comando carabinieri forestale della regione Basilicata. Colonnello Vita, mi sente? È collegato? Sì. Colonnello Vita, non appena insomma si collega, magari mi fa un cenno e le do la parola. Rimaniamo in tema ambiente, però con un tocco importantissimo artistico. Io voglio far intervenire l'ingegnere Luciano Maciocca Rolandin, che fra poche ore sarà qui in Calabria per realizzare un'installazione veramente particolare. E qui l'ambiente fa rima con arte, ma i dettagli li faccio svelare direttamente a lui. Prego. Buongiorno a tutti. Diciamo che è un argomento che mi riguarda molto, perché anch'io ho fatto il ricercatore per 10 anni, quando ero molto giovane, e poi mi sono messo nelle esperienze manageriali in altre attività, ma essenzialmente attorno ai grandi temi dell'ambiente, dell'energia. Questa installazione è un'installazione banale, se vogliamo, perché poi utilizza il principio della pila di volta e fa anche un po' senso usare un principio dell'Ottocento, quando oggi siamo tutti orientati a parlare di tecnologie ultra avanzate. Però non dobbiamo dimenticare la storia, dobbiamo rivederci la storia, perché tante cose si possono fare catturando l'energia dalla natura. È chiaro che non risolveremo il problema della grande energia, quella che deve alimentare tutto il mondo. I numeri sono molto grandi, sarà l'idrogeno verde, sarà la fusione, vedremo, bisognerà aspettare gli anni 2050. Però noi già possiamo fare qualcosa, abbiamo fatto molto riducendo i consumi, per esempio introducendo i LED. Io mi sono laureato nel 67, quindi qualche anno dopo la scoperta del LED, io nella mia forma di arte ho sempre utilizzato il LED. Ma però possiamo fare anche con un occhio a particolari problemi che ci sono. Un esempio tipico è che oggi nel mondo 1 miliardo di persone non ha accesso all'energia elettrica, e questa povera gente è costretta a respirare tutto il giorno, tutta la sera, i fumi di candele, di torce a legno, con quindi un numero elevatissimo di tumori. E inoltre anche non ha nemmeno accesso a un modo di cucinare che è sano. E allora cosa possiamo fare per loro? Quali sono i loro problemi prioritari? Sono non avere certo i 5-6 kilowatt che usiamo noi di potenza in casa, non avere i 20 o 30 che usano gli americani. Allora basta avere qualche decina di watt che permette di accendere una lampada, per esempio per far studiare i figli alla sera, oppure parlare con una radio per comunicare in questi villaggi distanti. E, d'altro canto, un po' l'esperienza di Daniele Saltaric, che poi vedrete piantare i famosi alberi di Hiroshima. Lei è stata 10 anni in Somalia e mi diceva che anche riempire tutti questi paesi di pannelli fotovoltaici, eccetera, è una cosa pericolosissima, perché poi la prima cosa che fanno le rubano. Allora, la natura invece ci offre dei mezzi, ci offre l'aria, l'atmosfera, ci offre la terra
e ci offre l'acqua. Allora, io ho portato avanti questo progetto Elettricitas che vede proprio queste tre cardini del progetto, sono ormai più di 10 anni che ci lavoro. Diciamo che quella che presentiamo è un'installazione del terreno. Allora, il terreno è arcinoto che può generare energia elettrica, basta metterli dentro le piastre di due metalli diversi e si genera energia elettrica. Ma il terreno è una cosa molto complessa perché ogni diverso dall'altro, non solo, ma il clima su quel terreno è diverso dall'altro e quindi diverso anche la piovosità, che è fondamentale per il processo di ottenimento di energia elettrica perché rende il terreno conduttore. Detto questo, noi faremo questo esperimento e faremo vedere come si possano ottenere dei valori di corrente adeguati all'obiettivo di dare queste 20, 30, 40, 50 watt che ogni cittadino di queste popolazioni potrebbe usare a suo forte beneficio. Ecco, quindi è una installazione fatta dal vivo, come tutte le installazioni può essere fatta più o meno bene, nel senso che poi dipenderà dal tempo che troviamo, dipenderà dalla mia capacità di realizzare sul posto le cose, però al di fuori di tutto, qualunque sia il risultato che ci sarà, comunque noi cercheremo di accendere una lanterna, e è la lanterna che metaforicamente simboleggia la famosa pietra di granato che Noè metteva sull'arca per navigare durante il diluvio universale, con l'augurio che la scienza possa veramente evitare il diluvio universale, e ci riuscirà sicuramente perché ci siamo noi. Grazie ingegnere, non sveliamo altro perché deve essere una sorpresa. Grazie. Il colonnello Vita, vedo che si è ricollegato, quindi ho il piacere sì, buongiorno. Di fare un saluto. Ecco, buongiorno a tutti, mi scuso buongiorno. Ma la linea qui è un po' ballerina. Io, prego, colonnello. Saluto tutti i presenti. Mi collego a quanto è stato detto dal colonnello Borrelli, aggiungendo poco altro. Diciamo che l'attività dei carabinieri forestali sul territorio possiamo dire poggia su tre pilastri fondamentali, che sono quello del contrasto ai crimini, quello della prevenzione e quello dell'educazione ambientale. E quindi la nostra presenza qui penso che sia dovuta soprattutto al terzo pilastro di cui parliamo, a cui l'arma dei carabinieri e prima il Corpo Forestale dello Stato ha sempre rivolto una grandissima attenzione. Noi riteniamo che la tutela ambientale, a parte tutte le attività di contrasto che ci possono essere, non possa che risolversi attraverso una maggiore sensibilità della cittadinanza tutta. E quindi siamo impegnatissimi in una appunto attività di educazione ambientale rivolta ad una maggiore sensibilità. Questo lo facciamo con varie iniziative, qualcuna l'ha detta anche il colonnello Borrelli. Questo è un momento importante per coniugare appunto le attività dell'Arma dei Carabinieri con l'attività meritoria di ricerca che CNR e università portano avanti, e di gestione della tutela ambientale che le regioni Basilicata e Calabria stanno in modo concreto portando avanti anche loro. Noi siamo qui presenti in veste di così uditori e disponibili a qualsiasi iniziativa che possa garantire la maggiore tutela ambientale possibile nel prossimo futuro. Ringrazio tutti per l'attenzione e rivolgo un saluto a tutti quanti di buon lavoro. Grazie. Grazie a lei, colonnello. Bene, la dottoressa Vignola, vedo che è collegata, se mi sente la invito a intervenire. No, credo che allora ci sia proprio un problema con l'altro. Bene, abbiamo quindi
rappresentato l'evento in generale, ma adesso scendiamo proprio nel dettaglio e diamo un'occhiata al programma e a come seguire le varie iniziative del programma. Io per questo lascio la parola al professor Maurizio Mizzupappa, delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico dell'Università della Calabria. Prego, prof. Grazie Rita, buongiorno a tutti. A me il compito di illustrare quello che è il programma della notte del 24 settembre, ma come ormai da diversi anni diciamo portiamo avanti, in realtà la notte non si concentra soltanto nella giornata del 24, ma anche una serie di pre-eventi che portiamo avanti proprio nella settimana precedente la notte. Ecco perché sostanzialmente noi abbiamo già iniziato, diciamo, il 16 settembre con una piccola attività, ma molto significativa, che è stata quella di, insieme con la Croce Rossa di Cosenza, abbiamo incontrato i bambini dell'Afghanistan che sono ospitati in un centro in Sila, un centro della Marina Militare in Sila, e abbiamo consegnato tutta una serie di kit scientifici, una serie di gadget della notte dei ricercatori, come segno di solidarietà, insomma, con questi bambini afghani. Sono circa, ci sono bambini ma anche famiglie, sono circa 200 persone che, provenienti direttamente da Kabul nel ponte aereo che c'è stato. Oggi appunto la conferenza stampa, e poi da domani, come vedete, domani e dopodomani ci sono questi due pre-eventi, esperimenti del corsia domani alle 10 e questo incontro che noi facciamo ormai da diversi anni con l'ospedale, con il reparto pediatrico dell'ospedale di Cosenza, e incontriamo i bambini del reparto e soprattutto appunto insieme con il corpo forestale metteremo a dimora un albero nell'area verde del nosocomio. Il 22 settembre invece, come vedete, ci sono una serie di eventi, come già anticipato la professoressa Savaglio, c'è questo evento scientifico divulgativo del professore Stefano Mancuso, dedicato alle scuole calabresi e lucane. Alle 10 in contemporanea ci sarà anche questo focus group, che sostanzialmente è un focus group organizzato dal DISPES, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'UNICAL, insieme con altre università italiane, in particolare l'Università di Trieste e l'Università di Chieti Pescara, insieme anche al Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e ad altre associazioni ONLUS nel settore dei rifugiati e delle migrazioni, e si cercherà di dare, diciamo, un focus group dal quale poi usciranno delle linee guida e si vorrà realizzare una brochure destinata alle scuole secondarie, e una brochure informativa proprio sul rapporto che c'è tra i cambiamenti climatici e le migrazioni, per capire come si può in qualche modo tutelare in questo modo percorsi di sviluppo. A seguire ci sarà questa Shorter Academy online dell'associazione ONLUS Plant for the Planet. Sostanzialmente saranno selezionate una serie di classi tra le quarte e le quinte della scuola primaria, e per una settantina, ottantina di ragazzi verrà fatto un piccolo corso della durata di 2 ore, al quale seguirà poi una consegna di diplomi come ambasciatori dell'associazione Plant of the Planet, un corso dedicato proprio alla sensibilizzazione ambientale. E alle 12.30, a seguire, quindi sempre nella giornata del 22, la messa a dimora di questi alberi giapponesi, gli Baku Yumoku, che sono questi alberi che sostanzialmente hanno resistito alle bombe di Hiroshima e che quindi sono il segno, diciamo, della resistenza della natura a quello che invece sono i disastri dell'uomo. Il programma invece del 24 si suddivide in tre momenti differenti.
ci sarà, diciamo, la mattina dalle 9 alle 13 un programma dedicato esclusivamente per le scuole. Come è stato fatto già lo scorso anno, anche per quest'anno abbiamo scelto una modalità completamente online, perché sostanzialmente con il problema del Green Pass o della pandemia e l'inizio della scuola in Calabria e in Basilicata, diciamo praticamente in questa settimana, sarebbe stato estremamente complicato e difficile riuscire a organizzarlo in presenza. Quindi per maggiore sicurezza abbiamo optato anche quest'anno, anche con l'esperienza maturata lo scorso anno, abbiamo optato per dei collegamenti online. Questa volta però cercheremo di fare dei collegamenti dedicati direttamente dai laboratori. Quindi ci collegheremo dai diversi laboratori dei quattro Atenei e del CNR a rotazione. Quindi, come vedete, inizieremo alle 9. Inizieremo con il messaggio di Felix Finkbeiner, che è il fondatore dell'associazione Plant for the Planet, un messaggio registrato. E come vedete, a rotazione tra le varie università e il CNR andremo a fare dei collegamenti direttamente nei laboratori, dove il ricercatore spiegherà delle attività di ricerca che vengono fatte, in modo tale, come vedete, per tutta quanta la mattinata a rotazione ci saranno queste quattro parti, con degli interventi anche di Leo Scienza, che è questa associazione che fa gli spettacoli teatrali dedicati ai bambini con tematiche legate alla scienza. Tutte le tematiche che noi abbiamo definito la mattina sono tutte legate fortemente ad attività green, quindi sono tutte ricerche specifiche che abbiamo selezionato e speriamo possano essere dedicate soprattutto ai bambini delle scuole medie, delle scuole elementari e delle scuole medie. Quindi con anche con un linguaggio che possa essere facilmente comprensibile. Nel pomeriggio invece abbiamo, come già anche è stato anticipato dalla professoressa Savaglio, una serie di interventi, quindi sarà un pomeriggio molto, molto denso, con questi interventi anche internazionali. Ci sarà sempre il messaggio di Felix, ma molto breve, molto sintetico, e poi i collegamenti con Jane Goodall, Kerry Kennedy e Fabio Magrone, invece, che è un esperto UE su tematiche ambientali, e poi manderemo in onda, diciamo, la messa a dimora di questi alberi dai quattro Atenei. Quindi il pomeriggio dalle 17.30 alle 19 circa ci saranno questi collegamenti da un po' praticamente da tutte le parti del mondo. Parallelamente, vedete, durante la giornata, sia durante la mattina che durante il pomeriggio, sul portale Super Science Me, gli esperti valutatori, ci saranno i Corner e Marie Curie, dove gli esperti valutatori e coordinatori di progetto si potranno incontrare e incontreranno potenziali candidati, potenziali ricercatori per le attività di progetto. La sera invece, il terzo momento invece sarà lo Science Show Spettacoli, dove, come vedete, ci sarà sempre l'intervento di Felix, che manderemo più volte in onda, che è proprio un messaggio dedicato per la notte della ricerca calabro-lucana, e poi inizierà subito a seguire lo Science Show, dove praticamente 10 ricercatori provenienti dalle quattro università e dal CNR si sfideranno, e questa sfida si avverterà, vedete, su ricerche sempre green, e soprattutto verrà valutata non tanto di per sé la ricerca, quanto la capacità dei ricercatori di saper comunicare ai bambini, tant'è vero che la giuria sarà una giuria esclusivamente fatta da bambini. E contemporaneamente, insieme allo Science Show, ci sarà uno spettacolo di canzoni di squisizione su Lucio Dalla, e dal titolo Aspettiamo senza aver paura domani, e questo sarà tutto trasmesso in streaming. Alle 21.30 ci sarà il collegamento con l'installazione, quindi questo momento centrale della serata, con l'installazione artistica di cui ha già parlato l'ingegnere Landin, e alle 21.40 continuerà dopo
dopo questa installazione, il collegamento per questa installazione, diciamo degli spettacoli che verranno fatti dal vivo con dei collegamenti online, comunque manderemo in streaming gli spettacoli che verranno fatti sia a Rende che a Reggio Calabria che a Potenza. E poi alla fine degli spettacoli che ci saranno faremo questo collegamento con l'Osservatorio Astronomico di San Giovanni in Fiore, con la professoressa Savaglio, che ci racconterà un po' ci descriverà la volta celeste. È importante il collegamento al sito, quindi che tutti quanti sappiamo bene che tutto passerà attraverso la piattaforma superscienceme.it. Ed è importante, prima di fare qualsiasi collegamento, la registrazione, in modo tale da poter fruire di tutti i contenuti. Nella piattaforma, oltre alla possibilità di seguire la diretta, le classi si potranno registrare sia singolarmente o l'intera classe, gli studenti potranno registrarsi, scusatemi, sia singolarmente oppure si potrà registrare l'intera classe, ma è importante poterlo fare per poter accedere ai contenuti. Inoltre, oltre agli eventi in diretta che verranno mandati la mattina, il pomeriggio e la sera, è bene ricordare che verranno caricati anche tutta una serie di video che sono stati pre-registrati e che potranno essere fruiti anche nei giorni successivi, che saranno disponibili per le scuole per una fruizione anche on demand in qualsiasi momento. E quindi sono tutti i contenuti che raccontano, tutti interventi dai vari ricercatori provenienti dalle quattro università e dal CNR, che racconteranno nel dettaglio le ricerche in ambito green soprattutto, ma non solo, che vengono fatte dalle nostre università. Quindi un insieme di informazioni sicuramente molto utile, un tesoro, un patrimonio che potrà essere fruito in qualsiasi momento. Questo è quanto per la giornata del 24, e non mi resta che augurare a tutti quanti una buona notte. Grazie professore Mutsupap per averci illustrato questo bellissimo e ricchissimo programma della Notte della Ricerca 2021. Io ora chiedo ai colleghi giornalisti se hanno voglia di fare qualche domanda, così do loro la parola. In caso contrario, perché magari è tutto chiaro, comunque noi veicoleremo alla stampa tutte le informazioni necessarie, vi invito a ringraziarvi per l'attenzione che prestano alla nostra iniziativa. Non mi resta quindi che ringraziare tutti per essere intervenuti e tutti coloro i quali hanno partecipato e seguito questa conferenza stampa che apre ufficialmente la Notte della Ricerca, che si svolgerà appunto il 24 settembre. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci a tutti. A presto. Arrivederci a tutti. Buongiorno. A presto. Arrivederci. 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 Arrivederci.